Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, noi siamo certi che l'onorevole Meloni farà e fino in fondo il suo dovere, come l'ha sempre fatto, da parlamentare, da leader politico, da persona che si è sempre occupata della vita pubblica e ha sempre messo la faccia, la sua faccia, davanti alle sue proposte e alle sue decisioni. Vede, vi è emozione su questi banchi, Presidente Meloni. Ci sono milioni di persone che in questo momento sognano di poter essere in quest'Aula come ci sono io, come ci sono i nostri colleghi. Noi abbiamo avuto questo privilegio. E abbiamo il dovere di onorarlo, onorarlo nel migliore dei modi. Perché vede, Presidente Meloni, eravamo in pochi, 10 anni fa, galleria Colonna, pioveva, tirava vento, c'erano tutte le condizioni peggiori quando nacque Fratelli d'Italia. Ed è stato un percorso che non è stato facile. Sconfitte, umiliazioni, figli poveri anche di una coalizione. E noi non ci siamo mai lamentati. Siamo sempre andati avanti, dietro al nostro leader che continuava a infondere fiducia anche quando in più pensavano che fosse un partito destinato a finire. E invece no, perché, vede, Presidente Meloni, in questo percorso così faticoso, due sentimenti sono sempre rimasti fermi come punti di riferimento. La nostra passione per politica e il nostro amore per l'Italia. E allora oggi è un giorno storico, certo, perché lei da donna mi consenta una confidenza. Anche una ragazza della Carpatella può diventare Presidente del Consiglio con la destra. E dico con la destra perché questa è un'alleanza di destra-centro, se vogliamo definirla correttamente, così come gli elettori l'hanno indicata. È un momento storico anche per questo. Ma vede, alcuni hanno pensato di rinfacciare le cose, soprattutto nella dichiarazione di voto, cioè quando lei non può replicare, che dimostrano un po' di scarsa memoria. Vede, io ho sentito il Presidente Conte che ha continuato a alludere a certe sue frequentazioni col Presidente Draghi. È vero, Presidente Conte, che lei stava cercando un collegio e non era in quest'Aula, ma quelli del suo partito a Draghi hanno votato la fiducia, aveva i ministri! E per via della coerenza, almeno, perché se non ci dobbiamo rinfacciare le cose, non ce le rinfacciamo. Ma almeno evitiamo di inventare altri scenari. Così come, Presidente Conte, lei è stato l'unico Presidente del Consiglio della passata legislatura che era nato all'insegna di due differenti coalizioni politiche. Draghi è venuto come Presidente di emergenza, diciamo così. Ma lei oggi ha detto il centrodestra ha preso il 43% dei voti e il 63% dei seggi. Quindi avete vinto le elezioni ma non siete maggioranza del Paese. Ma lei che aveva quella responsabilità, perché non l'ha mai cambiata la legge elettorale? Perché non ha mai fatto quel passaggio? Perché? E almeno ci lasci dire una cosa, questa sì, che a differenza sua l'onorevole Meloni non si può contestare il l'una o l'altra per me pari sono, perché l'onorevole Meloni a differenza sua non è passata dalla Lega a governo con la Lega al governo con l'EU nello spazio di un mattino. Diverso invece è l'approccio che ha dato il Presidente Letta, perché è giusto che si dicano le cose come sono. Questa è un'alleanza, la nostra alleanza,
che non nasce all'insegna, scusatemi, di un cartello elettorale. Nasce in relazione a un sentimento radicato nel popolo italiano che ininterrottamente dal 1994 ha espresso delle classi dirigenti che si sono succedute, ma che hanno sempre avuto degli obiettivi comuni. Noi di cartelli elettorali, giusto per vincere, non li abbiamo mai fatte e non abbiamo neanche fatto le liste civetta per vincere le elezioni. Vede, oggi è un giorno particolare anche perché c'è il ritorno della politica al centro delle istituzioni. Ed è un momento fondamentale, perché il fatto che ci si possa confrontare, il fatto che qui dentro si possa parlare a nomi di schieramenti e non dover trovare le giustificazioni, anche le più oblique, per tentare di dire che si è d'accordo pur non essendolo, è un fatto epocale, perché negli ultimi anni ciò non è mai accaduto. Lei ha detto chiaramente che questo è un governo politico. E anche qui, quale caduta di stile. Presidente Conte, lei ha dato i voti... Sì, Presidente Fontana, citerò il Presidente Conte che ha detto e ha dato il voto ai ministri. E allora mi permetto di dire che prima di dare il voto ai ministri, un leader di partito si dovrebbe preoccupare di aver dimezzato i voti del suo partito. Noi siamo certi che il suo percorso non sarà facile, Presidente del Consiglio. Ahimè, per noi non è mai stato nulla facile. Ma è la determinatezza e la convinzione, mi sia consentito anche, è l'orgoglio di chi capisce che in questo momento quella che abbiamo davanti è una sfida epocale. Perché in questo momento, in questa congiuntura internazionale, politica e anche di economia, attenzione, non vi sono scorciatoie, non vi sono furbizie. Purtroppo noi ci sediamo nel momento peggiore su quei banchi, ma con la responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, onoreremo quei banchi. Non lo faremo all'insegna del potere, lo faremo all'insegna di quelle misure necessarie e indispensabili per fare ripartire questo Paese. Perché nessuno l'ha detto, ma negli ultimi 4 anni e mezzo il debito pubblico è aumentato di 400 miliardi di euro. Questo è il fardello che lei, Presidente del Consiglio, si carica in questo momento sulle spalle. E vede, io penso che in realtà le risposte che alcuni hanno evocato lei le abbia date con non delle ricette, ma due riferimenti, coraggio e libertà. Il coraggio servirà per i provvedimenti, certo, perché noi non possiamo far finta di non sapere che in questo momento, nell'attuale situazione, vi sono dei comparti industriali che sono allo stremo e noi non possiamo permetterci che parta quel vento di cassa integrazione che finirebbe fatalmente da una parte per impoverire i lavoratori, dall'altro per impedire allo Stato di avere gettito, ma soprattutto in questo combinato disposto di portare le aziende a perdere anche quote di mercato e di competitività. Questo noi non ce lo possiamo permettere. Lei ha fatto riferimento alla libertà. E la libertà in economia vuol dire tanto. Vuol dire, vede Presidente, innanzitutto, libertà dall'oppressione fiscale. Lei non ha parlato di condoni, lei ha parlato di tregua, così come da questi banchi non parlavamo di condoni quando dicevamo che la proposta relativa al catasto significava soltanto mettere un'ulteriore tassa sugli immobili e sulla casa.
Lei ha parlato di libertà di scelta a fronte della pandemia, ma perché vogliamo forse negare che alcune scelte, soprattutto il Green Pass, ha finito in molte situazioni per rallentare la ripresa dell'economia? E la libertà di intrapresa, vogliamo parlarne? Oppure è una parola brutta da pronunciare in quest'aula, intrapresa? Certo, noi sappiamo benissimo che c'è un mondo del lavoro dipendente da difendere, ma c'è anche un mondo del lavoro autonomo che non possiamo dimenticare, perché è quel mondo che tutte le mattine lavora per far sì che il sistema Italia vada avanti, perché quello che per molti, e vado alla conclusione, era una iattura, il nanismo delle nostre imprese, per noi si è rilevato una ricchezza. E allora, signora Presidente, noi siamo convinti di una cosa: il suo governo, non sarà un'avventura. La destra è coraggio o non è? La destra è patria o non è? Noi abbiamo coraggio, noi crediamo soprattutto che la patria vada servita, non ci si debba servire della patria. Buon lavoro, signor Presidente, il voto di fiducia di Fratelli d'Italia è suo. Grazie onorevole Foti. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto per le quali è stata disposta la ripresa televisiva diretta. Ha chiesto di parlare per una dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Gallo, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, intervengo in un minuto a nome del Movimento Sud Chiama Nord